Liberi.tv, siamo a Roma, piazza Bocca della Verità, e siamo in compagnia di Vincenzo Lita, direttore di Società Libera, che i web ascoltatori di Liberi TV conoscono molto bene perché conduce una sua rubrica sui nostri schermi. Siamo qui alla sesta marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi. Questa manifestazione oggi si svolge in contemporanea con altre città europee, Parigi, Berlino, Bruxelles. Vincenzo, come sta andando qua a Roma, come sta andando negli altri paesi europei? Siamo alla sesta edizione, questa manifestazione cresce, quali sono gli obiettivi? Parlaci un po' di tutto. Ho appena ricevuto dei messaggi e posso dire che a Berlino la manifestazione si svolge, diciamo, sui livelli dell'anno scorso, quindi accettabili. A Parigi c'è in corso una grandissima manifestazione, mi dicono, a cui partecipano anche due senatori francesi che si sono voluti mettere alla testa del corteo, e via dicendo. A Bruxelles siamo sui livelli dell'anno scorso, Roma ci dà moltissime preoccupazioni nel momento in cui stiamo parlando, sono le 16.45, non è che ci sia moltissima gente, perché qui, come sapete, il terrorismo da parte degli organi di informazione su questo weekend, visto che la nostra manifestazione si svolge in contemporanea con la manifestazione dei non TAV e di altri no, e via dicendo, gli organi di informazione hanno, a mio modesto avviso, caricato troppo questa cosa, per cui non si possono fare le prime pagine dei giornali dicendo guerriglia a Roma, weekend impossibile, e via dicendo. Per cui... però si può sperare che il sangue scorra. Ma io... No, gli organi di informazione, dico, loro sperano. Loro sperano nel fatto, anche perché questo poi in qualche modo li aiuta da tutti i punti di vista, anche a vendere i giornali, non fosse altro. Beh, guardi, io mi ricordo l'anno scorso che qui c'è la marcia, purtroppo fu più un giro tonto, nel senso che l'anno scorso c'era il problema che non si poteva marciare in questa città perché Alemanno aveva deciso così, e quindi la marcia è stato un giro tonto qui a Piazza Bocca della Verità. Quest'anno deve venire giù il mondo perché i terroristi devono far saltare Roma, insomma non c'è pace. A Roma evidentemente il mese di ottobre è un mese particolarmente difficile per fare cose di questo tipo che abbiano un significato non di urlare e né di organizzare e cacciare varie in giro. Per cui poi alla fine però inevitabilmente anche manifestazioni silenziose come la nostra, che vogliono essere una testimonianza su quello che sono le sofferenze in giro per il mondo, non ha pace lo stesso anche una manifestazione di questo. Vogliamo un po' parlare dei contenuti politici di questa marcia, il sesto anno è uno sforzo enorme anche per un'associazione come Società Libera, perché non è che riceve contributi pubblici, è, diciamo, tutta autofinanziata da parte di chi vi partecipa direttamente. Sì, sicuramente io non voglio usare il termine volontariato perché è un altro termine abusato in questo paese, no? In cui poi alla fine si scopre che tutti i milioni di volontari non sono, questo riguarda una serie, una miriade di organizzazioni, una miriade di cose e via via. Quindi non voglio dire che siamo tutti volontari, ma siamo tutta gente che ci mette del proprio e in qualche modo. Comunque, al di là di questa piccola polemica, mi chiedevi dei contenuti politici. I contenuti politici, essenzialmente, perché sei anni fa iniziamo? Per raggiungere due obiettivi, tre successivamente. Prima, dimostrare che è possibile manifestare insieme per la libertà, perché la libertà è una, e quindi mettere insieme popoli che hanno lo stesso problema di agibilità, di libertà individuale. Secondo, non manifestare, come dire, separatamente in varie località, e da qui la contemporaneità delle manifestazioni in Europa. La terza, fare delle pressioni affinché in qualche modo il Parlamento europeo riconosca questo problema, avviando l'instaurazione di una giornata per la libertà dei popoli oppressi in Europa. Sui primi due, forse più che a Roma, ci siamo andati, abbiamo raggiunto l'obiettivo, perché con centinaia di vietnamiti che stanno marciando in questo momento, unitamente a centinaia di vietnamiti, di tibetani che stanno marciando in questo momento, e così di seguito, l'obiettivo è raggiunto, perché sono dei popoli che hanno lo stesso problema e contemporaneamente insieme marciano.
A Roma forse un po' meno, perché mancano gli italiani, dico, ci sono qui dei rappresentanti del popolo siriano, vedo, del popolo uiguro e via dicendo. Sul terzo siamo, come dire, abbiamo avviato tutto l'iter per arrivare a far approvare in aula questa cosa, ma vediamo che le difficoltà sono moltissime, perché evidentemente abbiamo una classe dirigente politica che, pur se si definisce europea, qual è il Parlamento appunto di Strasburgo, in qualche modo l'interesse per la libertà e per queste cose, secondo me, più che praticarlo, lo chiacchiera. Noi non molleremo questa cosa, anche perché se non ci riusciremo in questa legislatura, visto che è quasi alla fine per loro, ci riproveremo sicuramente col Parlamento che sarà, che ne verrà fuori a partire dalla prossima primavera. Bene, allora ci diamo appuntamento a Piazza Campo dei Fiori, dove lì si svolgerà il comizio di chiusura, e noi lo registreremo e faremo il nostro dovere di organi di informazione, anche se non iscritti e anche se non iscritti all'ordine dei giornalisti, ma sempre di organi di informazione si tratta. Come liberale, che cosa posso dire? Che sono soddisfatto due volte. Prima, perché avete la sensibilità di seguire manifestazioni e partecipare a manifestazioni come queste, completamente apartitiche, sganciate da giochi, giochetti di tutti i tipi e via dicendo. E la seconda soddisfazione, perché lo fate in quanto giornalisti non iscritti all'ordine, che come liberali, voi sapete, siamo assolutamente contrari a qualsiasi tipo di ordine di questo tipo. Grazie Vincenzo.